È il giorno delle matricole a Pisa, sì, perché storicamente il 5 novembre è il primo giorno dell'università. E allora, cappello alla mano, ecco gli studenti come tradizione a chiedere qualche spicciolo per l'inizio del loro primo anno accademico, con tanti riferimenti anche alla storia che gli studenti sembrano più o meno di sapere. Allora, la punta tagliata perché? Venne tagliata perché dava fastidio ai tiratori durante la battaglia. Che battaglia era? Era tipo riguardava l'unità d'Italia. Sono in Montanara. Ok, quella. Area medica in generale, il cappello rosso. Fortuna, ho superato test anch'io. No, ragazzi, fortuna o bravura? Un po' di studio, ma la fortuna ci deve sempre essere. Quindi, cappello rosso, giallo. Economia. Quindi da grande vuoi fare? Non so cosa fare, sono sincero. Reddito di cittadinanza. Ma no, non so, per i 5 stelle, però se me lo danno non è che lo rifiuto. Nero, ingegneria, aerospaziale. Quindi io faccio, sì, farò l'astronauta come tutti i bambini piccoli sognano. Il mio obiettivo è andare su Marte, sì. Vabbè, l'occhiale rosso già. L'occhiale rosso è già intonato al pianeta, via. Come ingegneria? Aerospaziale. Come? Aerospaziale. Guarda che c'è bisogno sulla Terra, te lo dico. Ci mancherebbe un po' di ingegneria civile per ponti e roba varia. Ah, non mi interessa in realtà quel settore, quindi. E c'è poi chi invece approfitta di questo giorno di festa per ricordare l'incendio sui Monti Pisani e per marciare da Pisa a Calci. Spegniamo gli incendi e accendiamo la pace, questo è il tuo messaggio? Sì, questo è il nostro messaggio che vogliamo portare alla città di Calci, perché non ha colpito solo il bosco di Calci e il monte di Calci, ma ha colpito anche tutti noi studenti che siamo qui a Pisa.